c'è stata una pioggia eccezionale. 120 mm di pioggia sono caduti questa notte, concentrati tra le 7 e le 9, e hanno creato un sacco di problemi, soprattutto a Fano Sud, soprattutto a Ponte Sasso e a Marotta ovviamente, ma per il comune di Fano siamo intervenuti in tante realtà, insieme ovviamente coordinati anzi dai Vigili del Fuoco. I volontari della Protezione Civile sono intervenuti su loro indicazione a cercare di dare assistenza alle tantissime persone che hanno avuto scantinati, garage pieni d'acqua, e quindi abbiamo cercato di assistere il più possibile e di assecondare tutte le richieste di appunto intervento, e abbiamo cercato di fare il possibile per stare più vicino alla gente, per dargli una mano in questo momento un po' di difficoltà, perché sono decine e decine le abitazioni interessate, tantissimi garage, tantissimi seminterrati. In alcuni casi come Protezione Civile ci siamo concentrati anche a dare assistenza alla popolazione che in quattro unità abitative almeno non aveva proprio da dormire questa notte, e dunque li abbiamo spostati su delle strutture nostre. In alcuni casi c'erano anche dei minori, quelli che avevano il Green Pass li abbiamo ospitati presso la struttura della casa di riposo Don Tonucci, dove abbiamo un appartamento vuoto e disponibile per queste cose, e altri invece sono stati mandati al centro di prima accoglienza della Protezione Civile. Abbiamo in tutto ospitato una decina di persone che già questa mattina erano purtroppo nelle loro abitazioni a cercare di recuperare quanto possibile, e mi immagino anche in che situazione anche particolare e delicata. Dopo i lavori che abbiamo fatto, il Rio Crinaccio non ha dato grossi problemi, anzi un po' di acqua sulla statale, poco più, ma era anche capibile vista la situazione globale. Sono previsti interventi per evitare future alluvioni di questo tipo? Allora, prima di tutto occorre dire che invitiamo chi ha subito dei danni a mantenere le ricevute e evidenza del danno, in maniera tale che se lo Stato dovesse riconoscere una qualche forma di rimborso, queste persone potranno accedere. Qui il problema è che l'attraversamento della statale, del centro abitato, l'attraversamento della statale, l'attraversamento ferroviario, che a volte avviene con fossi chiusi o intubati, le cui sezioni sono troppo piccole rispetto all'esigenza, hanno creato grossi danni, e infatti a monte della statale ci sono stati un sacco di allagamenti, come ci sono stati anche da altre parti, ma sicuramente quelli più particolari, quelli più evidenziabili sono a monte della statale, nella località di Ponte Sasso, appunto nella zona cosiddetta dei laghi.